Ecco ragazzi, se c'è un suono che mi ha sempre fatto impazzire tra i chitarristi è quello di Van Halen nell'epoca Sammy Hagar, la cosiddetta Van Hagar era, quindi fine anni 80, primi anni 90. In particolare alcuni pezzi, insomma, sono molto caratteristici con quella specie di chorus molto largo, molto grosso, molto ciccione. Mi sono chiesto se tutto questo è riproducibile con la Helix. Penso di esserci riuscito. Quello che vado a costruire oggi per voi è un suono molto utilizzabile anche per fare proprio quella sonorità di fine anni 80, molto cara anche nell'ambiente lei. È un suono molto anche alla John Sykes, se vogliamo, uno dei suoni più belli per me di chitarra, in particolare di Les Paul, di chitarristi con Les Paul. Quindi spero che vi piaccia. Per darvi un attimo l'idea di quello che riusciremo a fare, uno dei pezzi di Van Halen che mi piace di più è Human Being. Più o meno uscito secondo me verso la fine del periodo Agar-Ira, era dentro una raccolta, se non ricordo male, dentro il Best of dei Van Halen. E suono veramente molto bello, ma questo è un suono molto utilizzato anche in ambienti tipo LA, come dicevo prima, stile Den Haff, piuttosto che anche John Sykes. È il suono, per intenderci, anche un po' alla Still of the Night, ecco, per dare l'idea. È stato sicuramente lui uno dei precursori di questa tipologia di suono, più o meno questo. Suono molto molto modulabile anche con il pod del volume, quindi si può ottenere una sonorità un po' più crunch, un po' più controllabile. Quello che vi farò vedere è anche come si può utilizzare col clean. Col clean diventa molto bello, utilizzabile tipo per fare i funky. Classiche figure ritmiche, insomma. Oggi per l'occasione con me una Cramer Pacer, quindi proprio andiamo sullo stile vanaleniano col Floyd Rose. È una Frankenstrat, diciamo, anche questa qua, perché comunque è stata assemblata. Il body, un body originale anni 80 di una Cramer Pacer, pesantissimo. Floyd Rose è un Floyd Rose originale e il manico è un manico invece che è stato acquistato dopo e customizzato per questa chitarra, una chitarra che non uso quasi mai dal vivo, però molto molto divertente. Nota per chi mi sta ascoltando, è sotto di mezzo tono, quindi ho abbassato di mezzo tono il tutto. Dai, avviamoci allora a vedere come costruire questa tipologia di suono e spero che vi piaccia. Come sempre, vi invito a mettere un like e attivare la campanellina sul mio canale per restare sempre aggiornati e se, insomma, se vi è piaciuto, insomma, farmelo sapere. Ok, andiamo quindi a vedere nel dettaglio con HX Edit come ho creato questo suono. Vi faccio un po' vedere una panoramica di quella che è la catena. È un suono di tipo mono che ho creato. E insomma, vi faccio vedere i vari blocchi, come con pochi blocchi, perché ovviamente io ho HX Stomp, sono riuscito a ottenere questa sonorità. Ovviamente chi ha una Helix più di quelle più grandi, insomma, come può essere l'LT o la Floor, possono andare ovviamente ad aggiungere altre cose, come per esempio un phaser, un flanger, quello che vogliono. Allora, switchiamo immediatamente verso il nostro, eccolo qua, vedete a schermo pieno l'HX Edit. Allora, vedete che è una catena composta fondamentalmente da 3, 6 blocchi, quindi volendo ne abbiamo ancora due utilizzabili, in questo caso non mi servivano. Cosa sono andato a fare? Cercherò di essere breve a questo giro, non farvi vedere bene o male come costruisco il suono, tanto l'avete visto negli altri video bene o male il processo. Allora, la prima cosa che noi dobbiamo andare ad inserire è la impulse response, ovviamente, che fa la parte del cono. Ok? Una piccola digressione sul mondo Van Halen, che cosa utilizzava lui, che tipologia di strumentazione utilizzava. Torno un attimo sulla mia brutta faccia, eccomi qua. Lui assolutamente utilizzava chitarre appunto simili a questa, quindi delle super strata, spesso e volentieri costruite da lui, col Floyd Rose, sicuramente ha reso famoso l'utilizzo del Floyd Rose. Altra cosa molto importante è passato poi dopo l'utilizzo di queste strat fatte in collaborazione con Kramer, tipo questa, all'utilizzo di una chitarra proprio fatta
è concepita per lui, prima con Music Man, poi con la Peavey, quindi con AVH, che è la sua marca attuale. E chitarre con humbucker, doppio humbucker, l'ho sempre utilizzato molto l'humbucker, in particolare quello che è l'humbucker al ponte, diciamo, per quella che sono le sue sonorità. A livello di amplificatore è partito agli albori con l'utilizzo di plexi over bustate, quindi con tutto il discorso del bias taroccato, passatemi il termine, per ottenere quel suono molto molto compresso e pesante di distorsione che utilizzava lui, distorsione ovviamente di tipo valvolare sempre dentro l'amplificatore. Quindi è passato ad utilizzare ampli fatti dalla Peavey, il più famoso il 5150, di fatto quello che noi utilizzeremo oggi non è altro che una simulazione di quell'amplificatore. E a livello di effetti, pochi pedalini davanti, quindi un P90 di solito, un Phaser, MXR, un Flanger, eventualmente un Wah, e tutto il resto del suo suono, quindi a livello di chorus, pitch shifter, delay, riverberi, eccetera, normalmente lui utilizzava a banco. Anche in studio ha sempre utilizzato questa tecnica, che ha portato anche live, quindi di mettere in post tutto quanto, cosa che noi riusciremo a fare benissimo con la nostra Helix. Quindi torno un attimo, scusatemi, allo schermo e tolgo la mia faccia. Eccolo qua. Allora, primo blocco che vi dicevo, ovviamente la Impulse Responses. Io utilizzo sempre la mia, questa My Custom Ear non è altro che un mix di due Impulse Responses che è stato fatto tramite un software apposito. Sono due Ear della Celestion. Eventualmente dopo vi faccio sentire come suona anche con la Impulse Responses gratuita Celestion, quindi così potete provarlo subito. Questo è il solito mix che vedete anche nei miei altri video, fatto da due Neo Greenback, il suono che comunque conosco e so come reagisce, a livello anche di amplificatori, eccetera, che so che cosa mi devo aspettare. Primo blocco, ovviamente, vi dicevo, adesso l'ho spento, è il nostro PV Panama, quindi andate nella sezione Amp. PV Panama è ovviamente la simulazione, lo dice già il nome del mitico amplificatore 5150 di Van Allen. Lo andiamo ad accendere e sentite che bel fruscio, ovviamente, che mi butta dentro, anche perché è proprio una delle caratteristiche di quell'amplificatore. Tengo spenti tutte le altre cose perché le andremo ad accendere dopo, a spiegarvi cosa sono. Quindi il suono che otteniamo, vedete, con un drive appena sotto la metà, quindi 3-4 più o meno, con bassi sempre verso metà, medie abbastanza spinte. Questa è l'equalizzazione, quindi vedete più o meno a punta un po' sulle medie. Presence non l'ho toccato, è a metà. Abbassiamo il channel volume, che quando lo porterete dentro sarà molto molto alto, perché lui lo utilizzava in questa maniera molto molto spinta, quindi di fatto è un amplificatore che veniva utilizzato molto alto, eventualmente abbassando molto poi quello che era la ripresa microfonica, quindi la Impulse Response. Potete sperimentare anche questa cosa. Importante andare a boostare il bias, perché è proprio quello che faceva lui di fatto, quindi questa cosa e basta, il resto è tutto standard come trovate impostato nell'ampli. Il suono che dovreste ottenere è questo. Questo è quanto. Impulse Responses, mi raccomando, tagliatela sempre, come vi dicevo, 120, 7, 8 circa, in modo da tagliare le frequenze che non ci interessano. Questo è molto molto importante, cioè assolutamente. Sentite che la botta comunque non manca. Ok, perfetto. Come blocco successivo, io andrei ad attivare quello che è il riverbero, e in questo caso io sono andato a selezionare nella sezione mono un glitz con un decay piuttosto basso. Importante il pre-delay, che deve essere al minimo 20 millisecondi per poter mantenere le basse. Low cut per tagliare ovviamente tutto ciò che è sotto l'80 che non ci interessa, e l'high cut non l'ho toccato. In realtà il mix lo andiamo ovviamente ad abbassare un filino e ad accendere quindi quelle che sono le code, perché poi utilizzeremo ovviamente le funzionalità di snapshot, quindi per non perdere ovviamente le code è importante attivarle. Perfetto. Sentite
Secondo blocco che noi andiamo a attivare ovviamente è quello del delay, e in questo caso ho scelto proprio un delay che si adatta all'epoca, quindi il vintage digital sicuramente è il nostro delay ideale, a un ottavo puntato, era la classica configurazione che utilizzava Van Halen, quindi ve lo faccio sentire dando un po' di tap tempo giusto, quindi con le ribattute. Sentitelo anche senza riverbero, così sentite ancora meglio. Sentite ribattuto. Che le basse rimangono belle presenti, si sentono tantissimo grazie al fatto che abbiamo comunque spostato un po' il pre-delay. Ovviamente utilizziamo il pre-delay che serve tantissimo per tutto questo. Altra cosa importante è l'equalizzazione per andare a diciamo scavare un po' con più precisione, con un cue più preciso, le medie frequenze. Quello che noi di fatto andiamo ad ottenere è questa curva di equalizzazione che dovreste vedere. Ok, vedete che è scavato un po' nelle medie appena sotto i 500 e un po' più alto sulle alte. Questo ci consente di ottenere questo suono. Sentite, senza equalizzazione. Lo andiamo un po' a enfatizzare sulle alte. Da quella botta sulle basse e un po' le alte enfatizzate. Questo è quanto, quindi molto importante questa equalizzazione per dare un po' questo senso di vuoto nella zona delle medie. Infatti, vedete che sulle 445 di fatto sono andato un po' a abbassarle. Ok, mid gain è a meno 3. Ok, quindi con un Q abbastanza aperto. Ok, il Q sapete che è la curva di campanatura, ecco, della nostra equalizzazione. Ok, perfetto, questo è già un suono bellissimo di base. Bello perché potete anche andare di fatto a aspettate che rimetto la mia faccia, potete anche andare a utilizzare il pod del volume, ok, per ottenere dei suoni più crunch. Fino a spingerlo a volume 10. Ora ci manca il trucco segreto, quello che serve per fare proprio quel suono vanalenoso e anche, ripeto, un po' John Sykes, che ci piace tanto, e lo otteniamo non tramite un chorus, ma tramite un pitch, un dual pitch in particolar modo. Quindi andate nella sezione, in questo caso dei favorites, va bene, nella sezione pitch shift trovate il dual pitch, ok, che io adesso vado ad attivare immediatamente. Con questo dual pitch non vado a utilizzarlo come pitch shifter, ma semplicemente per ottenere quello che è quell'effetto di detune particolare spostato
su diciamo due canali che mi creerà anche una sorta di effetto flanger molto particolare che Van Halen utilizzava spesso. Allora, andate, vedete subito che i due pitch sono di fatto entrambi a zero, ok? Quindi la nota è la stessa, l'ho solo spostato leggermente di qualche cent, vedete? Ok, meno 6 qua, ok, senza alcun delay, lasciando un mix più o meno a metà. Quello che andiamo a ottenere è questo suono. Sono sicuro che questo suono vi divertirà tantissimo. Avete presente che Still of the Night inizio? Quel suono pieno alla John Sykes. Insomma, queste tamarrate qua, cioè, è quello che un po' ci piace quando utilizziamo delle chitarre col Floyd Rose. Ecco qua il dual pitch, che è il segreto un po' per ottenere quella sonorità. Cosa che faceva proprio Van Halen, di fatto, mettendo in catena due pitch shifter per ottenere questo suono. Lo utilizzava sia in mono che in stereo in diverse situazioni. Vi invito a provare a farlo anche stereo per vedere che cosa succede. Comunque è piuttosto carino. Ovviamente l'effetto stereo poi dal vivo rischiate di perderlo un po', per questo io ho preferito farlo mono. Ok, perfetto. Quindi noi siamo andati a ottenere quello che è il nostro suono di fatto Van Halen. Allora, io questo suono l'ho salvato sul Snapshot 2 in particolar modo, eccolo qua. Tra l'altro sono andato a sapere che potete dare i colori ai nostri switch, potete anche fare rename per nominare i singoli snapshot. Questo è il nostro pitched. L'ho salvato in Snapshot 1 invece senza il pitch shift attivo, se non ricordo male, no, dico una cavolata, eccolo qua. Questo è senza pitch shift attivo, ok. Così è con il pitch shift attivo, e invece nel terzo snapshot sono andato a crearmi quello che è anche un suono clean. Suono clean che potete ottenere semplicemente andando ad abbassare al minimo praticamente il drive del nostro amplificatore e otterrete questo suono meraviglioso. Sempre con lo stesso pitch shift. Molto anni 80, molto anche Vasco di quel periodo. Oppure molto bello per fare anche delle figure ritmiche. Vi invito a metterci un compressore su questo tipo di cose per avere un po' più di attacco. Sentite che comunque è un amplificatore non troppo pulito, comunque anche a livello di clean, cioè se noi lo abbassiamo, comunque abbassiamo il drive così in basso come ho fatto adesso, rimane in ogni caso abbastanza saturo, ecco. Quindi se mettiamo un pick up al manico possiamo utilizzarlo in diversi metodi, anche un po' blues, sempre molto in ambito anni 80, ovviamente. Un
Invece, seconda posizione è bellissimo. Cioè, queste sonorità in realtà le ho utilizzate anche un po' John Mayer nell'ultimo album che ha fatto, che è molto anni 80 di fatto come sound. E molto, molto, molto bello e consigliato, diciamo. Comunque, rimaniamo nel nostro ambito. E il nostro suono bello Saturn. Proprio alla Human Being. Ok ragazzi, questo è quanto, sono stato abbastanza veloce su questo suono perché comunque non è in realtà niente di trascendentale, è tutto giocato su questo blocco pitch shift, è molto molto bello a mio avviso, suona molto molto bene. Ah, giusto per una cosa, vi faccio sentire senza trucchi e senza inganni come suona con la impulse response gratuita. Andiamo subito qua sulla nostra sezione Ear, My Custom Ear, prendiamo la Cenzo Celestion che è quella gratuita, ok. E suona un po' più scavato, ovviamente. Cenzo Celestion sono dei V30. Li scava già un po', forse non toglierei le equalizzazioni in questo caso. Molto bella, comunque per essere una impulse response gratuita assolutamente ha un bellissimo suono, che nulla nulla da dire, veramente. Io preferisco la mia, se no non sarebbe quella che uso sempre. Va bene ragazzi, era giusto per farvi un nuovo video sul tema, nei prossimi video andrò anche a provare altre strumentazioni, non solo Helix, perché sapete che io utilizzo Helix solamente come, diciamo, abbellimento all'interno di quello che è il mio impianto, che in realtà vedete si è arricchito qua di una bellissima Plexi di recente, quindi è molto bello. Vedete qua in alto anche, sempre nella sua posizione, il signor Maiale che governa un po' tutta questa stanza. Io spero che il video vi sia piaciuto e vi invito come sempre appunto a mettere il like o a mettere il dislike, insomma, che comunque è importante anche per me capire queste cose. E se ci sono curiosità, poi mi trovate ovviamente sui social, potete contattarmi, potete scrivermi, io bene o male cerco di rispondere sempre, sia tramite Facebook piuttosto che Instagram, piuttosto che LinkedIn, mi trovate anche lì e scoprirete tutto il mio altro mondo. E mettete il like, attivate la campanellina, iscrivetevi al canale se vi piacciono questi video che cerco di fare sempre in maniera molto molto semplice, senza editing audio, senza editing video, presi veramente in diretta, ma insomma lo scopo è quello di arrivare diretti a voi e non usare dei fronzoli e truccare i suoni in qualche maniera. Insomma, quello che voi sentite è la chitarra, in questo caso nella Helix, nella Helix dentro la mia scheda audio, che è una Focusrite Claret 8 Pre, quindi niente di trascendentale, niente in più. I suoni io li faccio sempre qua nel mio studio, interno uno studio, utilizzando delle casse near field, per me è il metodo migliore sempre per fare i suoni, dove in questa maniera bene o male quando andrete live attaccherete la vostra Helix, comunque un suono da 6 ce l'avrete sempre. E grazie per l'attenzione e a presto, ciao 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 ciao.